Siamo qui con il direttore generale dell'Università degli Studi della Basilicata, Marco Porzionato. Direttore, università, luogo di istruzione per eccellenza, ma anche di condivisione e di socializzazione. L'evento di questa sera ne è una dimostrazione. Sì, grazie, grazie anche della domanda, nel senso che viviamo in un contesto unico. Io sono molto fiero di appartenere a questa università. Questo è un evento completamente organizzato dai ragazzi. Ed è un evento di condivisione che, come dire, dimostra in qualche modo che l'università non è solo studio, appunto, come diceva lei, ma è condivisione, è fare rete, è fare relazione, è costruire quei rapporti che poi ti porterà avanti per tutta la vita ed è imparare come si vive, non solo le nozioni. E questa è una cosa che tu puoi fare in un'università vera, nel senso, non potrei mai farlo in una telematica, ad esempio, adesso non vorrei aprire quel discorso lì. Però comunque complimenti a questi ragazzi, io ci tenevo molto ad esserci e più tardi magari dirò anche qualcosa a loro e speriamo che sia, insomma, per loro una serata indimenticabile. Il campus dell'Università degli Studi della Basilicata questa sera si è trasformato in un grande palcoscenico dove andrà in scena, oltre al concerto di Mad Men, Musica Senza Etichetta, che è il progetto pilastro di Potenza Città Italiana dei Giovani. Sì, questo progetto è uno dei progetti che i ragazzi dell'Università della Basilicata, che hanno lavorato a questi 2 anni e mezzo, ormai quasi 3 anni, del dossier di candidatura, ci hanno suggerito questa azione, questa attività che si rivolge in particolar modo agli studenti universitari, ma come avrete avuto modo di vedere tantissimi sono i ragazzi delle scuole che partecipano, e questo è uno straordinario connubio tra la relazione che ci può essere tra i giovani delle scuole e i giovani dell'università. E l'azione di questo progetto, che non è soltanto l'evento di questa sera, in realtà, come avete potuto notare, il biglietto solidale, plastic free, l'attenzione all'agenda 2030 e tutte le azioni di workshop e seminari che si districheranno in tutto il mese di settembre-ottobre, ci dà la cifra di come attraverso questo tema possiamo rimettere al centro uno dei progetti di pilastro, che è quello di potenza dei luoghi e potenza della cultura, un connubio in cui i giovani di questa città riescono a riappropriarsi di spazi anche come questo, che apparentemente sono spazi che vengono utilizzati per altri tipi di attività. Aspettavamo questa serata da tempo, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, anche tutte le altre serate che hanno organizzato hanno riscosso un grandissimo successo e questa sera siamo qui per divertirci, per goderci il caldo e anche la vivibilità della città di Potenza. E viva i ragazzi e viva Potenza Città dei Giovani. Francesco, tu sei il presidente dell'ESN Sui Generis, che ha organizzato questo evento stasera, è iniziato già nel migliore dei modi, tanta affluenza e tanta partecipazione da parte dei ragazzi. Sì, abbiamo già i DJ che si stanno esibendo sul palco e è notevole l'affluenza che abbiamo a mezz'ora dall'apertura dei cancelli, c'era già parecchia fila prima che aprissimo i cancelli e quindi siamo molto contenti e siamo molto fiduciosi della buona riuscita dell'evento, quindi speriamo di riempire tutto il parcheggio, insomma, ecco. Lo ricordiamo, un evento che è musica anche solidarietà, l'ingresso infatti è gratuito, però con un supporto a magazzini sociali. Assolutamente sì, l'ingresso è gratuito, ma il progetto con magazzini sociali appunto consiste nel biglietto solidale, che è un alimento a lunga conservazione, e già abbiamo raccolto 2 carrelli di spesa molto pieni, quindi questo ci fa ben sperare che ancora una volta la collaborazione con magazzini sociali potrà essere abbastanza proficua. Ti stai divertendo qui stasera? Sì, diciamo, siamo appena arrivati, quindi non lo so, forse dopo. Che ne pensi di tutti questi eventi dedicati ai giovani in una città sempre più vicina a voi? Che diciamo che è buono per i giovani, che così sono invogliati a restare qui a Potenza. Sì, è una bella iniziativa. Il sodalizio tra la ESN Sui Generis e l'associazione Plastic Free continua, siete presenti anche stasera in questo evento con il vostro stand. In cosa consiste, cioè cosa fa la vostra associazione? La nostra associazione opera su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare quante più persone possibile sull'uso della plastica usa e getta. Il sodalizio con la Sui Generis è cominciato con il primo evento fatto qui a Potenza, i ragazzi ci hanno dato una grossa mano, tra cui Claudia, Mimmo, i nostri raccoglitori più accaniti. Infatti abbiamo raccolto in quell'occasione, mi ricordo, in un'intera cucina componibile, l'hanno tirata su da una vallata.
E insomma, questo impegno che loro hanno messo con Plastic Free, con i nostri eventi, noi vogliamo ovviamente restituirlo, quindi siamo partner in questo evento questa sera e siamo contenti di essere qui e di poter dare più informazioni possibili a tutti quelli che hanno curiosità e vogliono avvicinarsi all'associazione. La famiglia Plastic Free si allarga sempre di più, tu sei l'ultima arrivata, come ti stai trovando? Com'è questa esperienza? È un'esperienza bellissima, sono entrata grazie agli eventi organizzati con l'università e nulla, entrate anche voi a far parte di questa grande famiglia per ripulire il pianeta o perlomeno cominciare a sensibilizzare tutti. Anche tu sei qui stasera quindi a questo concerto, ma ti piace questa musica? Allora, io questa musica non l'apprezzo davvero molto, preferisco altri generi, però sono qui più che altro per la compagnia e per divertirmi comunque insieme agli amici o alla mia ragazza, che siamo tutti qui insieme per questo motivo alla fine. Cioè, la musica non è il fattore importante in fondo, però è stare in compagnia con le persone a cui si vuole bene. Ti stai divertendo? Sì, è un'esperienza molto bella che comunque secondo me noi giovani dobbiamo sempre condividere, perché la musica è una componente comunque fondamentale della nostra vita e soprattutto queste canzoni, insomma, che comunque si sentono dappertutto, sentirle anche dal vivo comunque insieme ai propri amici e ai propri cari è sempre una bella esperienza.